Ciao a tutti ragazzi, sono Sceva97, come al solito Let's Play FIFA, nuovo episodio 26esimo mi pare se non sbaglio. Episodio dedicato, credo, spero interamente al mercato, anche se avremo qualche partita di mezzo. La difficoltà l'ho alzata perché qualcuno di voi mi ha detto che non era abbastanza difficile, che segnavo troppo facilmente. Beh, in effetti forse è anche vero, però comunque sto giocando a difficoltà leggenda. Vi faccio vedere ora le slides, velocità scatto sia mia che della CPU tengo 47, 47 accelerazione per loro, errore tiri 54, errore passaggi 57, velocità tiri 50, passaggi 47, aumentiamo, 49, vai 50, frequenza infortuni 65, gravità 55, abilità portiere 50, marcatura 50, 50, tutti 50 questi, tranne l'errore tocco di prima che è 58. Così come noi abbiamo velocità scatto 51-51 facciamo. Errore tiri i 53 perché loro l'hanno 54, quindi almeno un po' più realistico così da non segnare sempre. Errore passaggi 50, velocità tiri 51-51, frequenza infortuni 65-55, gravità come loro, abilità portiere 50-50. Frequenza inserimenti 53 perché voglio che i giocatori si inseriscano di più. E la barra di potenza 60 che abbiamo solo noi. Errore controllo tocco di prima 56, loro 57. Penso che così sia abbastanza difficile che accontenti tutti. Se avete qualche consiglio sulle slides, ditemelo pure tranquillamente, non ho problemi davvero di qualsiasi tipo, potete dirmelo. Ora iniziamo davvero la puntata. Voi intanto mettete mi piace, iscrivetevi e commentate con i vostri consigli. Abbiamo l'offerta, prima cosa, abbiamo l'offerta della Polonia che scade a breve. Romania, Polonia e Svizzera. Io sono più propenso per accettare la Polonia perché scade fra qualche giorno. Abbiamo i mondiali in quest'estate, quindi io accetto la Polonia. Se a voi non vi piace o se arrivasse qualche altra offerta, me lo dite e io la tolgo, tanto si può togliere in qualsiasi momento. Quindi cominciamo già ad accettare la Polonia. Benvenuto tra noi, va bene. Spero di non aver partite adesso. Però proprio spero di non averne proprio fino ai mondiali, perché è l'unica cosa che mi interessa. Andiamo sui trasferimenti, che è la cosa più importante di questa puntata. E pensavo di puntare molto sui prestiti perché abbiamo pochissimi soldi, come vedete. Però sto provando a vedere fino a quanto riesco ad allungare il budget per magari prendere qualcuno. Però adesso vediamo. Innanzitutto teniamo qua 2 milioni e 10 di stipendio. Acquista giocatori, no. Andiamo sulla lista. Sulla lista preferiti che mi avete dato voi. Non tutti sono abbordabili, però proveremo qualcosa intanto che arriva qualche offerta per i nostri giocatori. John Taylor è molto veloce e su questo non ci sono dubbi. Lo prenderei, ma ci sono due cose che mi fermano. Una è che Tiz l'ha preso e quindi, come dico sempre, non voglio assomigliare a Tiz. Non voglio ripetere perché sarebbe inutile fare due carriere uguali con gli stessi giocatori, sarebbe inutile a mio parere. Poi se voi mi dite no, noi vogliamo John Taylor, io premo John Taylor, senza problemi. Seconda cosa, ho visto su internet, su più siti, e dicono che il suo overall massimo è 75. Non so se questo è vero, ditemelo voi nei commenti ora. Mamadou Sakho è il difensore che vorrei, però come vedete 8 milioni sono tanti, pur provando. No, perché ho levato Mamadou Sakho, comunque pur provando con qualche contropartita non penso di arrivare a una cifra tale da poterlo prendere. Masi è un altro fenomeno che però non arriverò mai neanche a Varane, non so neanche perché li ho messi qua. Matip è un altro di quelli che vorrei tantissimo. Proviamo a chiederlo magari in prestito, anche se ha lo stipendio 35.000. Io direi che ci servirebbe solo il difensore che controcazzi per questa stagione, perché negli altri reparti a mio parere siamo a posto. Poi come sempre io mi affido a voi, ditemi voi quello che pensate di tutte le cose che dico. Dov'è adesso? Matip, proviamo a chiederlo in prestito, non penso proprio arrivi. Comunque se dovesse arrivare, questo è il nostro top player che arriverebbe a gennaio. E anche perché penso di avere molti fondi in estate, perché penso di centrare molti obiettivi. Qua Diego Reyes,
Un altro che vorrei prendere in prospettiva, magari scambiando qualche difensore, Rodrigo Ely ad esempio, potrebbe essere una notevole, dato che non lo usiamo più, una notevole contropartita. Più 600.000, ma non penso accettino. Comunque mi sto rendendo conto che il tempo sta passando molto, noi abbiamo ancora qua concluso niente. Abbiamo messo qua anche Nastasic, che è un altro fenomeno che però non penso di arrivarci molto facilmente, così come Marquinhos però in prestito. Juan pure. Mamadou Sakho è un altro di quelli che proprio vorrei. Provo anche per lui a chiedere il prestito, anzi no, perché ha lo stipendio 50 milioni. Questi che sono i soliti. E comunque finché non abbiamo qualche offerta. Intanto mi sono messo qua i giocatori che mi avete consigliato, tipo Sterling, Gazzu, Gabbiadini, Lukoki. Però finché non ci arriva qualche offerta non possiamo fare molto perché non abbiamo soldi, non abbiamo fondi. Quindi vediamo. Sperando che ci arrivi qualche offerta prima della partita con l'Udinese. Intanto arriva l'osservatore. Questo tedesco abbastanza buono, sì. Facciamolo osservare ancora un altro mese. Questo qua scartiamolo. Andiamo qua a scartare subito, rifiuta giocatore. Vediamo, vediamo. Spero che arrivi subito qualcosa, ma. Offerta per il prestito rifiutata, infatti. Me l'aspettavo una cosa simile. Offerta per il trasferimento di Rodrigo Ely per 1200, ma lo venderemo solo a 2 milioni. Non di meno, o al massimo proprio se dovessimo essere proprio in difficoltà a 1,5 milioni che è il suo prestito fisso, stanziamo il budget perché il metodo dei prestiti non credo ci darà molto. Trattative di mercato, offerte in corso, Reyes. Giocatore gli interessa, proviamo a dare 1 milione in più, cioè 1 milione e vediamo. Ho fatto qualche prova con queste nuove slides, cioè, mi trovo abbastanza bene, spero di poter comunque continuare con questa con questi ritmi a livello di tabellino intendo. Vogliono molto di più, arriviamo a 1,5 milioni più Eli. Anzi, 1,7 milioni, perché è il massimo che possiamo sborsare. 72. Comunque, non lo so, mi sto deconvincendo da prendere questo giocatore. Mi è balzato in mente un dubbio, che può essere Mark Van Bommel, che gioca da CDC, però potremmo riadattarlo a difensore se magari costa poco. Van Bommel non c'è sul gioco. Sembra strano. Come mai non c'è? Boh, Van. Sto dilagando troppo, me ne rendo conto, ragazzi, scusatemi. Van. C'è Van Bommel? No. Oh, non lo so perché non c'è. Bommel. Dai, cazzo, però. Boh, non lo trovo, cioè non lo so, scusate, mi sono anche un po' rincoglionito oggi. Diamo un secondo alla formazione prima di questa partita che sarà importante perché abbiamo appena cambiato le slides e quindi vediamo che possiamo fare. Sulla sinistra, posto che Rabiot, metto Draxler, Pjanic al centro, Gabriel, Santon, Luis Eduardo, va bene così. Niang ha affiancato Maxi Lopez, direi che può andare. E portiamoci Yesilio invece che Depay. Tanto voglio vendere in questa sessione di mercato. Ok, vedrete gli highlights e niente, ciao. Eccoci qua, partita
con la prima partita con le nostre nuove slides, quindi ci terremo un po' in difficoltà. Niang per Draxler all'11° minuto, Draxler davanti al portiere non riesce a imbucare, la palla finisce a Diouf, 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 bello il cross per Muriel, Luis Muriel, scarta il portiere Capino, si fa scartare ed è a rete 1-0 al 25°. Ci troviamo già in difficoltà dopo 25 minuti, poco più di un quarto di match. No, poco meno di un quarto di match, scusa. No, boh, che cazzo ne so io con la matematica, non sono capace, però vabbè. Santon recupera dopo, possiamo partire in contropiede, Draxler per Insigne, Insigne aspetta il compagno Gabriel, Gabriel può mettere la palla filtrante per Maxi Lopez, fa così Maxi Lopez, non arriva a tirare. Calcio di punizione al 37° di andrà Gabriel. Gabriel la mette in mezzo per Luis Eduardo, tocco di mano, gol però era tocco di mano, quindi è calcio di rigore. Calcio di rigore per la nostra squadra e penso lo andrà a tirare Maxi Lopez, vorrei farlo tirare la Pjanic che è il migliore nei rigori, però Lopez è un attaccante, ha bisogno di gol anche per prendere la forma e facciamo tirare a lui, dai. Maxi Bon dal dischetto ha segnato sempre, mi pare. Maxi Bon, Maxi Bon, Maxi Bon si ferma ed è gol. 1-0 al 39°. Scusate se non sono molto infottato, ma c'è gente a casa, quindi non posso mettermi a urlare, cose così. Riparte il contropiede con l'Udinese al 45°. Fabbrini, 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 fa tutta la corsa, tutta la corsa, arriva a tira fuori. Fine primo tempo, Maxi Lopez nel secondo, Gabriel per Gabriel, la palla è per Pjanic che va per il tiro palo. Fabbrini ancora lui, grandissimo tiro di Diouf, fuori, clamoroso, clamoroso, pensavo fosse gol. Luis Eduardo lancia Muriel con questo cross, no scusa, è il contrario, Diouf segna al 64°. So che questa telecronaca non è molto avvincente, ma scusate, la prossima cercherò di farla meglio. Niang, 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 rete, riequilibra i conti, il nostro Niang è stato criticato dai vostri commenti, non so perché, però va bene così. Finisce la partita 2-1, quindi ci portiamo a casa 3 punti. Eccoci ragazzi, prima partita con questa difficoltà, 2-2, buono, cioè, buono, sì, va bene. A metà partita ho diminuito un po' la velocità dei nostri, che era 51, l'ho messa a 49. E adesso arriverà la partita in Coppa Italia, che dove andrò a fare molto turnover, farò giocare. Qua arrivano, dicono che offerta troppo bassa, ma noi i soldi servono e non possiamo di certo usarli per lui. Aspettiamo magari qualche altra offerta di qualche club verso qualche nostro giocatore per poter magari puntare a qualche difensore un po' più alto locato come overall. Adesso niente, subito la prossima partita vedrete che ci sarà molto turnover. Coppa Italia contro il Palermo, a noi la Coppa Italia non interessa moltissimo, siamo già impegnati su due fronti, quindi ci concentriamo di più sugli altri due fronti, che sono Europa League e Campionato. Gol all'11° minuto, dicevo che non ci interessa molto, quindi abbiamo messo tanto turnover, tutti i difensori che non usiamo quasi mai, centrocampisti, attaccanti. Però boh, adesso vediamo che il Palermo sta dominando, si è infortunato Nuno, porca puttana. Porca miseria, Nuno si è infortunato, Pjanic qua si ferma per Valotti, la palla per Valotti, che gol ragazzi, non so come ci è uscito, un bucio di culo assurdo stavolta per noi, gol di Valotti, grande, grande, grande Valotti che comunque con Pjanic non sta trovando più tanto spazio, ancora al Palermo con Kurtic, Kurtic, tiro di Kurtic, Gabriel c'è, Gabriel c'è, è sempre al Palermo, tiro fuori. Anche nel secondo tempo Valotti si riaccentra, gira, mette al tiro, non arriva Yesil, ribatte in rete questo ragazzo poco meno che ventenne che riesce a segnare in questa partita e portarci in vantaggio all'83°, ma il Palermo non ci sta, il Palermo non ci sta, infatti questa palla bellissima sprecata malamente al 90°, ed è ancora al 90°, Hernanes per Jordi, niente da fare, finisce 2-1 e passiamo il turno con le risposte. Eccoci dopo questa partita in cui abbiamo sofferto molto, abbiamo fatto giocare in pratica tutta la rosa che non ha, sui giocatori che non hanno mai giocato in questa stagione, a partire da Sumarou, Giuliano Malanda, Nuno che si è infortunato, adesso vedremo per quanto. Comunque riusciamo a passare il turno fortunosamente giocando in contropiede praticamente. Anzi no, penso che ci sia andata. No, 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 giusto, passiamo il turno e siamo contro l'Atalanta che ha battuto l'Inter. Strano, però è così, vabbè.
Proseguiamo. Giocatore infortunato 4 settimane, va bene, non è moltissimo. Offerta di trasferimento per Yesil, che vale 3 milioni ora come ora. Però sta facendo bene, non so se darlo in prestito. Facciamo due conti. Nuno infortunato, Depay andrà via. E ci rimarrebbero Niang, Maxi Lopez e Piazon. Che Piazon di solito facciamo giocare come riserva di Insigne, quindi non penso. Rifiuta l'offerta per ora. Teniamo ancora un attimo Yesil in ballo per vedere. Prima dobbiamo ricevere qualche offerta per i giocatori. Aubameyang, vabbè, non mi interessa. Partita spostata. Cioè, davvero, io ho paura di finire un mercato così senza ne nessun giocatore, perché i soldi li abbiamo spesi tutti in estate. E dovrebbero arrivarcene molti altri adesso. Che però, cioè, dico in. In. A, a, in estate dovrebbero arrivarcene molti altri. Quando arriva un'offerta per Capino, che però paro altissimo, così che dovranno rifiutare, dico 18 milioni. In caso arrivassero questi soldi, bene. Saluterai Capino, però sono sicuro al 100% che non arriveranno. Infatti il massimo che c'era scritto era 14 milioni. Vabbè, avrei potuto anche venderlo per poi prendere magari le ali. Infatti sto pensando a quello. Sto pensando che avrei potuto vendere Capino e poi prendere le ali. Spero magari, vabbè, adesso vediamo. Partita contro la Roma, una delle squadre più in forma del nostro campionato, e andremo a sudarcela tanto, ma veramente tanto, ve lo anticipo già. Ce la suderemo come cani. Al quinto minuto, calcio d'angolo, battuto. Arriva Osvaldo, tira, ribattuta da De Silvestri, ritira ancora, palo, clamoroso il palo. Ma è Maxi Lopez al 17° minuto, tiro dalla distanza, Stekelenburg c'è, rinvia del portiere, ancora la Samp con Draxler. Draxler prova il tiro, atterrato, è calcio di rigore, è calcio di rigore, è calcio di rigore per noi contro una Super Roma in questa partita. Ma andrà Maxi Lopez dal dischetto, vediamo se riesce, cosa riesce a combinare Maxi Bon. Vai Maxi Bon, forza Maxi Bon. Bon 1-0 al 24esimo, tiriamo insieme 1-0 dopo un possesso palla assurdo della Roma, ci sta schiacciando in tutti i modi. Beh, si è riusciti a fare questo gol su calcio di rigore, bello per lo spunto per Niang, che va a sprecarla malamente. Spunto per Niang, ma stavolta è la Roma ad attaccare. Al 37esimo, Osvaldo in contropiede, che girata che ha fatto comunque, ragazzi, riesce a segnarci l'1-1 al 39esimo. Che giocatore, ragazzi, che squadra. Io la Roma l'ammiro moltissimo, sia dal vivo che sul gioco. E ancora Osvaldo al 45esimo, fame di gol, fame di vittoria questo ragazzo. Osvaldo ancora il tiro, Capino ci arriva con un piede. Grande ragazzi. Secondo tempo, destro, Mattia destro per Estigarribia, il nostro ex che abbiamo scambiato con Pjanic. Ma è sempre la Roma, sempre Roma, anche all'84esimo. Osvaldo, sempre lui, tiro di Osvaldo, gol. All'85esimo, gol di Osvaldo che ci porta in svantaggio sul 1-1, siamo passati al 2-1, doppietta di questo fenomeno che io stimo molto. È stato tanto criticato nella realtà, ma merita davvero tanto. Qua Santon, il nostro terzino magistrale in questa stagione, mette un cross perfetto per Lopez e poi Niang la infila in rete su colpo di testa. Che azione, ragazzi, che azione. 2-2, 3, 1 punto. Ok, siamo qua dopo questa partita molto sofferta. Abbiamo fatto 2-2 contro la Roma e questo effetto anche delle slides che abbiamo appena cambiato, però è meglio, in più. Come diceva Mr. Lucien, è molto più sofferta, molto più realistica, diciamo. Mi offrono 10.000, 10 milioni. A sto punto sto pensando di controoffrire 12. Però non lo so, Capino è il nostro migliore. Diciamo così, 4.008. 14.008. È un talento che abbiamo con noi da tantissimo e non so se sono disposto a cederlo. Così ci permetterebbe di reinvestire su un portiere giovane insieme a Gabriel, che andiamo già a puntare. Vediamo un portiere nella lista preferita, ne ho già uno che è Leali, però spero non sia in prestito. Dov'è Leali? Eccolo qua.
Spero non sia in prestito, andiamo a chiedere informazioni su di lui. E vediamo che ci dice, la squadra. Sondaggio. Parte da una base di 6 milioni, con 6 milioni più, cioè con 5 milioni più qualcos'altro. 12 milioni, qua anche loro, gli chiediamo 15. Ma per capino. E comunque avremo comunque una buona somma da reinvestire. Comunque adesso vedrete subito gli highlights dal Palermo. Poi credo che chiuderò qua la puntata così da darvi modo di darmi consigli per gli acquisti del prossimo e di consigliarmi cosa fare con Capino. Vedrete gli highlights e poi ciao. Altra partita contro il Palermo, questa volta in campionato e speriamo di portarci a casa 3 punti che ci servono. Pjanic subito si infila in mezzo a due ma non riesce a concludere. E poi il Palermo che ribatte Iličić, tiro, incrocio dei pali, ma Santon riesce a uscirne. Qua ancora Niang, 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 Niang che segna Raffica. E chi diceva che Niang è realistico che segna Raffica, secondo me si può solo che sbagliare perché si vede che anche nella realtà Icardi che è un giovane giocando nella Sampdoria, che è una squadra comunque non di altissimi livelli, riesce a trovare tanto spazio e muoversi bene. Niang segna perché se lo merita in questa stagione perlomeno. E bando alle ciance, abbiamo subito già il pareggio al 52esimo, 1-1. Niente da fare, questa puntata sarà un po' così, un po' moscia come volume, perché non riesco. Yesil recupera un pallone grandioso, Yesil recupera questo pallone, la facciamo giocare col contagocce, ma le poche volte che gioca segna. Grandissimo Yesil, grandissimo. Hernanes all'89esimo cerca il pareggio, Capino, una volta Capino, una volta riusciamo a finirla, quindi niente, ciao. Ok ragazzi, eccoci qua dopo la partita, chiudo qua l'episodio, volevo solo dirvi che sono abbastanza contento dei risultati fatti, anche perché le slide sono a un livello più alto, come avete visto all'inizio dell'episodio. Se avete qualcosa da contestare nelle slide, ditemelo che metterò come le volete voi, a me va bene tutto, basta che siete contenti voi perché la carriera è nostra, quindi non devo farla solo io, ma è sia mia che vostra. E sto ripensando su Capino perché non vorrei proprio venderlo, anzi proprio spero che non accettino. In caso dovessero accettare prenderò un portiere buono da 5-6 milioni, uno che abbia almeno 75-76 come overall. E poi il resto lo reinvestirei per un difensore che contro cazzo è in difesa già fatto, già forte. Così da poter andare avanti anche in Europa. Comunque vediamo un attimo le statistiche della stagione. Serie A, vediamo la classifica del campionato, siamo a 36 punti, cioè a 4 dal terzo posto, primo il Milan, secondo la Juventus, Udinese, vabbè poi le vedete da voi. Nient'altro, siamo in Europa League contro l'Everton, la nostra vecchia squadra, offerte non sono ancora arrivate per nessuno tranne Capino, un'offerta che ho rilanciato a 15 milioni e spero non accettino, però in caso dovreste accettare io punterei le ali o se no qualcun altro. Adesso vediamo, comunque ciao, sono Sceva97, mettete mi piace al canale, alla pagina, iscrivetevi, commentate con i vostri consigli, io forse ora comincio a registrare il prossimo, però intanto commentate così io intanto leggo i vostri consigli, ho già detto quelli di questi giorni, ciao.